le 20:30 qui su Radio Oltre. Un saluto a tutti, una buona serata da Yuri, Matteo, Piccolo e Igor. Abbiamo il piacere di intervistare il membro degli Iguana, Luca Bonetto, sei tu? Sì, sono io. Ok, ciao. Ciao. Piacere. Piacere. Allora, volevo partire subito a fare una domanda relativa, diciamo, al nome del vostro gruppo, che è l'Iguana. Sì. Perché proprio questo nome? Avete avuto un'ispirazione, non so, dal rettile o non so, non c'entra nulla. Sì, fondamentalmente, dunque, il nome l'ho scelto io, ma mi piaceva come suonava, non ha proprio un vero significato. Ma più che altro si può interpretare... Cioè, noi ci rivediamo un pochino nel rettile, che sembra molto calmo, però può essere anche aggressivo, nel senso, una cosa del genere. Più o meno, questo è il significato. Ok, ok. E anche, vedo anche che voi siete un cantante, che sei te, che ha il nome d'arte, sì, Shape. Chitarrista. Ok, poi sì. C'è Simona Biscione in arte Snake, che si occupa del basso e anche dei cori, e anche sì. C'è anche un batterista. E per quanto riguarda, sì, i vostri nomi d'arte, è sempre curiosità personale, da cosa nasce il nome Shave, il nome Snake? Allora, il mio nome è anche quello, fondamentalmente non mi piaceva come suonava, tipo anche Slash non ha un vero e proprio significato, quindi mi piaceva come suonava, questo per me. Invece la bassista Snake, perché di cognome fa Biscione, e quindi Snake per quello. Ecco. Molto semplice. bello, dai, non è male come usare il proprio cognome in arte, ecco. Sì. Invece ora volevo intervenire io. Sono Matteo, e ho saputo che è appena uscita, cioè non è appena uscita, comunque è una recente novità, un vostro nuovo singolo, ovvero Cellulite. Sì. Una canzone particolare, che però comunque interessante, e volevo sapere come è nato l'argomento di questa canzone, ovvero la società che utilizza in modo spropositato il cellulare. Sì, beh, diciamo che insomma la canzone è nata da sé, insomma, cioè basta girarsi, andare per strada e comunque vedere... Le persone, infatti, che sì, poi che anche noi proprio in questi tempi il cellulare praticamente sta diventando come una malattia. Appunto per questo, il nome amico della canzone è Cellulite, ovvero malati di cellulare. Sì. È questo il senso, giusto? Sì, sì, il titolo può confondere, ma noi l'abbiamo fatto apposta per questo. Infatti io inizialmente ero confuso, poi mi è stato chiarito. Comunque ora potremmo mandare la canzone e farla sentire. Ok, va bene. Ok. Alza la testa dal tuo cellulare, guardati intorno e inizia a pensare. Alza la testa dal tuo cellulare, connettiti al mondo e la vita reale. Alza la testa dal tuo cellulare, guardati intorno e inizia a pensare. Alza la testa dal tuo cellulare, connettiti al mondo e la vita reale. Alza la testa dal tuo cellulare, guardati intorno e inizia a pensare. Alza la testa dal tuo cellulare, connettiti al mondo e la vita reale. Mi piace. Non è più il mio cane, il mio miglior amico è il mio cellulare. Lo porto nei negozi anche a ballare, non chiede di mangiare neanche di pisciare. Il mio miglior amico non è più Enrico, il mio miglior amico ora è il mio Wico. Lo porto anche a letto, canta le posate, non vuole aver ragione nelle litigate. Ma non posso vivere più senza di te, Wi-Fi. Io non posso vivere più senza di te, YouTube. Io non posso vivere più senza di te, Facebook. Io non posso vivere più senza di te, WhatsApp. Mi piace.
preferito è il mio cellulare. Io passo il tempo libero a messaggiare. Io parlo con gli amici e non li guardo in faccia. Il cervello si ritira e non rimane traccia. Io sfoglio il giornale sul mio cellulare. Riempio il carrello col mio cellulare. Racconto la giornata al mio cellulare. Il fatto è che questo ormai mi sembra normale. Ma non posso vivere più senza di te, Wi-Fi. Io non posso vivere più senza di te, YouTube. Io non posso vivere più senza di te, eBay. Io non posso vivere più senza di te, Google. Online. Abbiamo appena ascoltato Cellulite, la canzone, un nuovo singolo degli Iguana. Ora passiamo la parola invece a Igor. Io volevo chiederti un'altra cosa. Ho appreso che avete partecipato anche ad Area Sanremo, arrivando tra l'altro anche in semifinale nazionale. Volevo chiedere un po' com'è stata un'esperienza, cioè se è stata un'esperienza formante, un'esperienza che vi ha, diciamo, insegnato qualcosa. Beh sì, nel senso, come esperienza sì, abbiamo conosciuto artisti molto capaci, anche se noi eravamo di un genere un po' diverso, mm-hmm. e ci sentivamo un pochino come dei pesci fuor d'acqua, però diciamo che abbiamo capito più o meno come funziona questo mondo di Sanremo niente, perché altro non siamo andati più avanti per questioni un po' burocratiche di regolamento. Mm. Quindi tutto qua. Però diciamo che è stata una bella esperienza da tenere nel bagagliaio comunque. Sì, certo, tutte le esperienze sono servono, insomma, per costruire l'artista, insomma. Sì, sì, chiaro, esatto. Adesso passo la palla a un mio collega. Ciao Luca, allora sono Niccolò. Volevo fare una domanda un po' provocatoria. Io da sedicenne sto vivendo questo momento musicale, soprattutto per gli adolescenti, solo e di pop, possiamo dire, soprattutto di rap. Per una band come la vostra, che è appunto punk rock, come la vivete questo momento in cui appunto gli adolescenti si concentrano molto di più sull'hip hop e meno sui vostri generi? Diciamo che noi comunque come gruppo ci siamo da 10 anni, quindi diciamo che facciamo il genere che ci piace, però siamo consapevoli che in questo momento è la cosa che va di più, l'aspetto hip hop. Però diciamo che noi come target non abbiamo quella fascia di età. Certo, più adulti, insomma. Più grandi. Sì, diciamo dai 20 in su, soprattutto per i test. Perché noi diamo molta importanza ai testi delle canzoni e quindi diciamo che un po' per tutti, per altri generi, soprattutto se fai rock in Italia, comunque anche punk o altri generi, non è facile emergere, sì. Anche per la lingua, però nel senso noi proviamo a fare qualcosa di originale, insomma. Grazie mille per la risposta. Adesso passo per l'ultima domanda a Igor. Prego. Ciao, avevo una domanda più che altro per il futuro, se avete progetti. Sì, noi adesso abbiamo in progetto di fare un EP che poi diventerà un album. Penso che a breve uscirà un altro singolo con un video, e più o meno sono questi.
i nostri progetti, sperando di, adesso stiamo valutando varie offerte per delle produzioni, cose del genere, etichette, e vedremo, speriamo di fare qualcosa di buono, insomma. Ok, grazie mille. Ora invece per concludere potremmo mettere un'altra canzone, un'altra vostra canzone, a noi della radio ci piace molto, è Il cantante sulla spiaggia. Ok. Il cantante sulla spiaggia non tromba mai, il cantante sulla spiaggia non tromba mai, il cantante sulla spiaggia non tromba mai, il cantante sulla spiaggia non tromba mai. Canta le canzoni con la voce pulita, guarda le biondine con la faccia sudata, suona la chitarra per rimorchiare, non ci riesce, rimane a guardare. Il cantante sulla spiaggia non tromba mai. Cantate sulla spiaggia, non tromba mai. Cantate sulla spiaggia, non tromba mai. Cantate sulla spiaggia, non tromba mai. Canta le canzoni con la faccia pulita, sogna mutandine con la mano bagnata, suona la chitarra per fare l'amore, rimane tutto il giorno sotto il sole. Cantate sulla spiaggia, non tromba mai. 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 Abbiamo appena ascoltato Il cantante sulla spiaggia degli Iguana. Ma nella tua canzone dici Il cantante sulla spiaggia non tromba mai, ma perché? Cioè, io ti dico, domenica avevo una situazione in cui dovevo vedermi con una ragazza, tuttavia è saltata e perché ho dovuto studiare, e quindi non ho trombato, ma perché non ero sulla spiaggia. Se volevo chiederti se puoi spiegarci un po' il perché di questo target della canzone, ecco. Allora, questa canzone è nata da un discorso fatto con un mio amico, nel senso riflettavamo insomma di quei cantanti che con la chitarra si mettono sulla spiaggia, mm-hmm. Con l'intento insomma di farsi vedere, di rimorchiare qualche ragazza, no? Però alla fine non ci riescono mai. E penso che sia non è solo una leggenda, ma la verità. Più o meno questo è. Infatti, purtroppo tu suoni, ma gli altri trombano. Sì. E vabbè, volevo passare all'ultima domanda un pelino più seria. Tu prima hai parlato del fatto che diciamo che al giorno d'oggi, con i generi che vanno di moda come per esempio l'hip hop o la trap, è difficile emergere parlando di gruppi punk rock per esempio come è il vostro, ma ciò influenza anche la città di provenienza, perché per esempio voi siete di Torino e rispetto a una città come Milano è molto più difficile emergere. Volevo chiedere un po' a proposito di questo. Ma ti dirò, a Torino ci sono, vabbè, come città è più piccola, però a Torino ci sono tante band rock, uh-huh. Ma penso che sia un po' tutte le città in questo momento,
proprio perché soprattutto il punk in Italia non è mai andato, cioè poche band si conoscono. È sempre stato, diciamo, di nicchia, ecco. Sì, 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 certo, è stato sempre un po' così. Posso ricordarmi Prozac più, altre band punk famose non me ne ricordo, insomma. Effettivamente. Più o meno è questo, sì. Ok. Ma ok, grazie mille, io passerei i saluti. Prego. Ti ringrazio ancora per aver risposto alle mie domande, soprattutto alla penultima che ho fatto, che era un po' una curiosità. Grazie a voi. Grazie. Sì, appunto, volevamo ringraziarti per la disponibilità, è stato un piacere. Quando uscirà il nuovo disco, noi ci sentiremo e magari lo manderemo in radio, molto volentieri. Ok. Ok, grazie mille. Grazie mille. Adesso, adesso direi di mandare in onda l'ultimo vostro brano, ovvero il vostro featuring con V-Fox, cioè Politically Scorrect. Ok. Ok. Ho visto un signore a Palazzo Chigi, colmo di rancore nei suoi occhi grigi. Poi sorse il sole su Palazzo Chigi, una marea di persone, tutti ben vestiti. Ho visto ministri senza portafoglio che invece del denaro pensavano all'orgoglio. Attorno a Mario Monti, il suo governo tecnico, tanti bravi uomini per un governo epico. Giulio Andreotti è volato in paradiso, Umberto Bossi ha lottato per un paese unito e suo figlio Trotta laureato a pieni voti. Noti pochi nomi, buoni amico della Cambi, D'Alema, Di Pietro, Prodi e Casini. Tutti buoni amici di algerini e marocchini, guidati da Salvini, brindiamo felici fino a notte fonda in sottofondo il canto dei grillini. Noi siamo niente al contrario di voi, vi vogliamo bene, siete i nostri eroi. Yes, my friends, Italy is the best. Politically correct. Voi non siete niente al contrario di noi, ci sperate ma non siete i nostri eroi. Vuoi non vuoi, Italy is the best. Politically correct. E qui nessuno sfrutta il suo cognome, Alessandra Mussolini lo conferma. E come a scuola con l'erba e gli asteroidi, marini innamorati di Maria Stella Gelmini. Ma la preferita è Mara Carfagna. Attenta, Brunetta ti fissa la fregna. Sei una bella sventola, conferma pure vendola. Giuce Giovanardi ha cominciato a venderla. Siamo una repubblica stimata da molti. Buongiorno, cavo ministro Tremonti, della zio Fassino, crudo companino, Ignazio. Diciamo. È tutto un bel casino. Ma col governo Renzi si fece una scommessa che ogni sua promessa sarebbe stata onesta. Vedo Berlusconi, Emilio Fede, Bruno Vespa. Apro gli occhi, mi risveglio, è già finita questa festa. Noi siamo niente al contrario di voi, vi vogliamo bene, siete i nostri eroi. Yes, my friends, Italy is the best. Politically correct. Voi non siete niente al contrario di noi, ci sperate ma non siete i nostri eroi. Vuoi non vuoi, Italy is the best. Politically correct. Ciò che dice il Parlamento, io non voglio più sentir bugie, parole al vento, io mi affido solo a ciò che dice il Parlamento. Pagato ICI, IVA, IMU e sto contento. Mio nonno m'ha detto la pensione nel cassetto. L'ho frainteso e m'ha sorpreso a ribaltare il mobiletto. Ma non c'era un cazzo e cerco il mio mezzetto. Perfetto, e mo come mica glielo spiego che spacciare ormai è un lavoro serio. E io l'ho presa con ironia. Però che porcheria, mafia, chiesa e polizia. Noi siamo noi al contrario di voi, vi vogliamo bene, siete i nostri eroi. Yes, my friends, Italy is the best. Politically correct. Voi non siete niente al contrario di noi, ci sperate ma non siete i nostri eroi. Vuoi non vuoi, Italy is the best. Politically correct. Abbiamo appena assistito all'intervista che abbiamo fatto al membro dell'Iguana, Luca Bonetto in Arte Shave. Rimanete sintonizzati su Radio Oltre, ci potete ascoltare da sito, da Spotify, anche seguirci sulla pagina Facebook. We'll be right back.